presentata questa mattina la seconda edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna, la fiera che porta in esposizione barche tra i 4 e i 15 metri è stata celebrata nella sala meeting con l'arrivo delle istituzioni e del nuovo partnership del Salone Trenitalia. È una fiera che quest'anno incomincia a prendere più corpo, incomincia ad essere importante perché abbiamo raddoppiato gli spazi, abbiamo raddoppiato il numero di imbarcazioni. Quest'anno abbiamo circa 200 imbarcazioni esposte qui dentro e ci sono tante novità, tante anteprime mondiali. E tra le tante novità in fiera, i gommoni l'hanno fatta da padrone, una grande richiesta che ha accontentato il pubblico a corso la prima giornata, grazie anche a un'iniziativa messa in campo con il più grande vettore su ferro d'Italia. Siamo ben lieti di partecipare con un'iniziativa di partnership, in particolar modo con Frecciarossa, a questa iniziativa che tende ad alimentare la ripresa economica e industriale del paese. Ha risposto bene anche l'intera città di Bologna, grande la frequentazione tra i saloni e soprattutto un disegno per il futuro che piace molto alla nuova amministrazione del sindaco Matteo Lepore. E siamo molto soddisfatti, poi noi diciamo che non abbiamo il mare, quando in realtà per tutti i bolognesi è un po' come averlo a questa distanza di 100 km, noi il mare lo sentiamo vicino. E penso che questa fiera vada davvero a completare un quadro di fiere davvero importanti.